Eccoci nuovamente qui, un'altra ricetta, questa volta danese per gli italiani. Vi presento di nuovo mia figlia. Ciao, mia ciao a tutti. Come già sapete, o almeno se avete visto il video del tiramisù, che era per una danese, vi ho presentato mia figlia che ha avuto l'esperienza di un anno come cuoca e come sous chef, prima in un ristorante italiano e poi in un ristorante danese. Quindi ha avuto, diciamo, la possibilità di imparare determinate ricette danesi. Ecco perché do a lei la possibilità di farvi vedere come si fa una delle più importanti ricette della Danimarca, quelle che solitamente vanno per la maggiore nei ristoranti. Esatto. Dico bene? Sì, assolutamente sì. Lo Stjerneskuul è uno dei piatti più famosi, appunto, di tutti i ristoranti danesi, insomma, è molto conosciuto, quindi perché non farlo? Bene, quindi adesso partiamo con il farvi vedere gli ingredienti che occorrono per fare questa ricetta. Tra l'altro è molto semplice, quindi sì, Cominciamo. vai. Allora, qui abbiamo il fish-ke-filet, che sarebbe un pesce impanato che comunque appunto serve per fare il piatto dello Stjerneskuul. Un trancio di salmone fresco, più salmone affumicato. Per decorare abbiamo anche degli asparagi confezionati, sono già tagliati pronti, li usano diciamo nelle cucine danesi, quindi li abbiamo appunto presi anche noi, sono già confezionati nella lattina. Poi abbiamo dei gamberetti, il caviale nero che serve questo qui. Ma possiamo dire che lo Stjerneskuul, da quello che ho letto io, si può, diciamo, variare, quindi possiamo usare anche altri ingredienti, tipo al posto del caviale nero si può Nero, usare anche quello anche. rosso, Sì, giusto? è vero, Ecco. è vero. Potete variare anche quello al limone, cioè diciamo che sta un po' a voi. Noi usavamo quello nero, tra l'altro le palline erano anche più piccole, ce le avevamo nella sac à poche, quindi era anche più facile, diciamo, finire il piatto con questo tipo di caviale. Con questo adesso vedremo un attimino, magari con un colino di piccole dimensioni, lo faremo, non c'è nessun tipo di problema. Poi abbiamo del crème fraîche, che verrà condito con limone, sale e paprika, paprika 100% naturale. Poi abbiamo aneto, questa erbetta naturale servirà solamente per la decorazione, quindi guarnizione finale. In più abbiamo un cetriolo e pomodorini che adesso taglierò, degli asparagi freschi che adesso dovrò portare a ebollizione. E insalata fresca già lavata. Ovviamente il fish fillet andrà poi fritto in padella, ho già preparato l'olio, andrà fritto e poi dopo servito all'ultimo. Sopra ovviamente il French bread, so in Podensk, mamma, puoi dirlo tu Ah, questo, ok. no? In Visto che sei danese, l'esperta. Franz Brühl. Ok, e il trancio di salmone noi lo cucinavamo al forno, quindi io rimango dell'idea di cucinarlo al forno. Ovviamente potete anche cucinarlo in padella con del burro all'aglio e prezzemolo, oppure insomma come preferite, non è un problema. L'importante è sempre togliere appunto la parte inferiore, che è questo pezzettino Vabbè, dopo lo faremo nero. Poi dopo lo vedere. faccio vedere bene comunque. Va E bene. io lo cucino al forno, preferirei mantenere appunto, come ho già detto, la tradizione, tra D'accordo, virgolette. bene, adesso cominciamo. Ok. Allora, io per avere tutto pronto mi metto già a tagliare i pomodorini, sono comunque datterini, basta solamente tagliarli a metà, anche questo appunto è solamente per dare del colore al piatto. Utilizzeremo un piatto bianco, come potete vedere. Quindi una guarnizione Esattamente, praticamente. anche questa è una guarnizione, come questi asparagi qua freschi che vedremo ad utilizzare poi alla fine. Adesso li bolliamo un attimo appena l'acqua è pronta. Li ho già messi giù, 3-4 minuti al massimo e sono già pronti. Le vado a inserire tutte e due.
e vanno in forno. E le inserisco in forno a 200 gradi per un totale di, il forno ovviamente già surriscaldato, un totale di almeno 6-7 minuti, giusto per farlo cucinare bene. Allora, il cetriolo bisogna tagliarlo a fettine molto sottili, così. Che poi servono per guarnizione, giusto? Esatto, anche queste. No, andremo ad utilizzare queste due. Poi vanno tagliate nel mezzo, esattamente così, per ottenere questo risultato. Ah, ok. Esattamente. Stessa cosa andremo a fare con i limoni. Ah, ok. Bene. Intanto abbiamo acceso l'olio per il pesce, giusto? Per la frittura, per il fischi filet. Allora, non avendo più ciotola a disposizione, mettiamo il creme fraiche dentro un bicchiere. Questo sarebbe il dressing che poi andremo a spalmare sopra, appunto, il pane francese. Un po' di paprika sto aggiungendo. Questo cioè ti devi regolare un attimino in base anche al colore che va a prendere il dressing. Va aggiunta un po' di passata di pomodoro. Allora, l'olio è pronto e frigge, quindi noi mettiamo già il nostro fischi filet. Intanto io mi voglio preparare il tutto per dopo. Allora, va tolta tutta l'acqua dei gamberetti, stessa cosa vale per gli asparagi. Tolta un po'. Il salmone in forno è anche quasi pronto, come vedete questo è già bello che è. Pronto, lo mettiamo anche già a mettere le porte. Allora, adesso andiamo a tagliare il French bread, ve lo dico in inglese perché la mia pronuncia in danese è un po' pessima, quindi pane francese, una fettina bene o male di un centimetro massimo, però io la vorrei un po' più grande, quindi un po' più nella parte centrale, la posiziono nel centro del piatto, un po' centro alto. Poi andiamo a mettere più o meno, ecco, questa è la quantità che va spalmata sopra il pezzo di pane. Poi ci andiamo a mettere l'insalata che avevo già lavato prima. Adesso ce la mangiamo un po' con quello che abbiamo, quindi vado a prendere un cucchiaio e delicatamente lo vado a inserire qui nel mezzo. Tanto non importa, anche se va un po' a cadere, va bene lo stesso. In questo modo. Possiamo dire che il trancio di salmone lo possiamo prendere sia fresco che surgelato, nei supermercati si trova. Come vedete di qua ho posizionato il fischi filet.
questo è lo schermo completo. Completo, ora è veramente completo. Non mi sono dimenticata niente. Bene, grazie Ramona. E sì, ve lo ripresento. Ciao a tutti, è stato un piacere e niente. Alla buon prossima. Appetito. Buon appetito, mommy. Una ricetta in diretta, spero che, come ho detto nell'altro video, l'algoritmo di YouTube non fraintenda, insomma questo canale non fa ricette, è semplicemente una ricetta danese solo per gli italiani, perché ci chiedono anche queste cose, quindi credo che rimarrà l'unica ricetta che noi prepariamo per voi, quindi questo rimane sempre un canale di video sulla Danimarca, incluso anche il cibo, quindi perché no non fare una cosa del genere. Per cui vi ringrazio per il tempo che ci avete dedicato, a me e a mia figlia Ramona. Sì, spero che riusciate a fare questo. Spero che riusciate a fare questo Stiernesful, che è semplicissimo. Solo per il Thunder Festival ne avrò fatti 200, quindi non lo scorderò mai. Però fatecelo sapere, se lo fate, fateci sapere com'è andata. Esatto. Ok? Intanto vi salutiamo con il solito saluto della Danimarca del Sud. Moin! Moin.